sono stupido, fondamentalmente. Quello che Ingenuity fa è con la navigation camera e fa feature recognition del che fotografa e riesce a capire e a Accidenti, quello sì che è un vero coglione. ed è proprio quello che serviva per fare sì che noi potessimo semplicemente dare una sequenza di comandi all'elicottero e sostanzialmente aspettare che venisse eseguita completamente in autonomia. È quello che ti ha fatto credere. Noi con l'elicottero parliamo una volta al giorno stronzata per circa 10 minuti. Deficiente. E in quei 10 minuti ci mantengono caldi durante la notte. Facciamo tutta l'analisi. Per Ingenuity, l'agenzia statunitense ha scommesso che con un pizzico di fortuna si possa continuare, come spesso è accaduto nella storia delle missioni marziane targate NASA. Esplorare di più, fare di più e con la consapevolezza ovviamente di rischiare di più. Si può avere un elicottero della stessa grandezza di Ingenuity accoppiato con un rover in modo che la navigazione autonoma, l'autonomous navigation, quindi navigazione autonoma del rover. Non smettete mai di crederci! Oppure si potrebbe avere addirittura, che sarebbe avremmo un elicottero che sarebbe in grado, quindi sarebbe in grado di non solo. Con anche una comunque autonomia di volo più alta rispetto a quella che ha Ingenuity, che è di circa 90 secondi. In attesa di sorvolare il pianeta rosso, la più rischiosa ma anche la più emozionante tra le missioni marziane. High risk, high reward. Però no, sicuramente esperienza fantastica. Ma che cazzo!